progetto che guarda al futuro, lo dice lo stesso nome. Poi, ad Acquarica del Capo volge al termine il piano per far diventare gli edifici pubblici efficienti ed ecosostenibili. Poi sta per Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013 ed è partecipando che la Scuola Elementare Edmondo De Amicis, Palazzo Villani, Palazzo Municipale e la Casa di Riposo Coletta rinascono con un'anima tutta nuova. Diventano smart, intelligenti, anche se sono strutture datate. La scuola primaria si è trasformata così in una scuola non comune. Grazie ai fondi del POI Energia e al comune di Acquarica è diventata una scuola speciale, spiegano. Abbiamo rivisitato lo stabile, ci abbiamo lavorato per mesi, lo abbiamo ripensato negli spazi, negli impianti, nella struttura. Lo abbiamo progettato forte di un concentrato di tecnologie e di soluzioni all'avanguardia per l'efficientamento energetico e la salubrità degli ambienti. Lo abbiamo immaginato ad impatto zero, sia nelle soluzioni di riuso che nella scelta dei materiali di cui è composto. Tutto è così spiegato sul sito efficientamentoacquaricadelcapo.it, dove sono elencate le caratteristiche di questa nuova realtà. Il De Amicis ora ha facciata, tetto piano e intercapedine ventilati, pavimento radiante, taglio termico, frangisole, impianto fotovoltaico, impianto geotermico, il sistema di recupero della pioggia e molto altro, che ne fa davvero una scuola del futuro, ma nel tempo presente. Credo che sia un momento di particolare importanza per la comunità di Acquarica. Oggi presentiamo il lavoro di tanti anni che è stato possibile poi realizzare nella nostra comunità, con un obiettivo di fondamentale importanza, quello di efficientare in modo particolare tutti i nostri edifici pubblici. Nella scelta, nell'individuazione abbiamo puntato in modo fondamentale soprattutto sulla scuola e sulla scuola elementare, che è un edificio degli anni 80 che è particolarmente energivoro e che oggi abbiamo trasformato, e grazie ai lavori di efficientamento energetico siamo anche riusciti a rendere anche più confortevoli gli ambienti. Ed oggi c'è questo convegno che ha l'obiettivo principale di poter diffondere attraverso i ragazzi, e quindi proprio i ragazzi, proprio le nuove generazioni diventano un veicolo importante nelle loro famiglie, ma soprattutto perché oggi cerchiamo, grazie all'aiuto del direttore lavori, responsabile dell'ufficio tecnico, tutti i tecnici che hanno collaborato alla realizzazione, alla progettazione, direzione lavori e realizzazione di questo progetto, a far comprendere che non sono soltanto gli edifici che sono diventati belli, ma soprattutto quelle che sono le tecnologie e l'impiantistica che questo progetto ha comportato. Naturalmente siamo riusciti a realizzare degli edifici, diciamo, intelligenti soprattutto per quel che riguarda il consumo energetico. E l'obiettivo e le finalità dell'amministrazione comunale erano anche quelle legate alla riduzione dell'emissione di anidride carbonica, che abbiamo centrato perfettamente. Infatti il Consiglio Comunale di Acquarica del Capo negli anni passati ha fatto anche parte, si è espresso nell'aderire al patto dei sindaci 2020-2020. Questo ad oggi è un obiettivo che abbiamo raggiunto con grande lavoro, è un percorso importante che l'amministrazione abbiamo fatto, quindi per questo io devo ringraziare i tecnici, devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e devo ringraziare anche tutta la mia amministrazione, che ognuno di noi ha dato veramente l'anima per poter raggiungere tale obiettivo.